Ciao, benvenuto, ben ritrovato sul mio canale, benvenuto soprattutto su Nuvolozzi, la rubrica dove si parla di vaping senza parlare di vaping. Com'è possibile, ti starai chiedendo? Molto semplicemente, qua non si fanno recensioni, presentazioni o quant'altro, cerco semplicemente di dare notizie, spero utili, alla comunità, a tutti i vaper, ma anche non solo vaper, un po' per tutti. Prima di cominciare con il video odierno, le cose per me fondamentali, cioè iscriviti al canale, lascia un bel mi piace, spunta la campanellina, un commento è sempre ben gradito, l'importante è rimanere nei canoni della buona educazione, ma voi siete educatissimi, questo lo devo riconoscere. Qua sotto ci sono anche gli altri miei social, se ti va seguimi anche lì, per te che stai guardando è completamente e assolutamente gratis e gratuito, dà una grossa mano per poter crescere in questo fatato mondo dei social, non è vero? Altra prassi ormai diventata sigla. Ok, di che cosa parliamo oggi all'interno di Nuvolozzi? Non so voi, ma io ultimamente mi sto letteralmente imbufalendo, perché nella vita di tutti i giorni, nella nostra vita, ci stiamo inglesizzando sempre di più. Cioè, usiamo di più termini inglesi, presi dall'inglese, presi in prestito dall'inglese, ormai fatti quasi nostri. Non solo all'interno del mondo del vaping, anche nella vita normale. Io a volte, quando in azienda dove lavoro arrivano alcune comunicazioni, proprio mi rodo, perché tante cose, tante parole sono scritte in inglese, quando invece la nostra lingua è sicuramente tanto bella, quindi mi piacerebbe molto di più utilizzare il nostro linguaggio piuttosto che quello degli inglesi, anche nel resto della mia giornata mi trovo sempre più spesso ad imbattermi in parole inglesi al posto degli italiani, e nel settore dello svapo poi, come abbiamo già visto in tantissime volte, insomma, vari termini utilizzati sono ormai prettamente quelli inglesi e non quelli italiani. Ma c'è una cosa che noi proprio gli inglesi non riusciamo a copiarla, magari forse perché è bella e funziona, non lo so. Comunque, ho trovato quest'oggi un articolo su Sig Magazine che mi ha lì per lì incuriosito. Il titolo di questo articolo è: amministrazioni locali inglesi chiedono IVA al 5% sulle sigarette elettroniche. Al che mi sono detto: cavolo, sta a vedere che anche in Inghilterra cominciano a rompere gli zebedei, perché nel resto d'Europa, anche se l'Inghilterra dell'Europa se n'è un attimino tolta, le sigarette elettroniche e i liquidi sono abbastanza bistrattati da noi, ma anche da altre parti, perché ci sono tanti stati europei che stanno parlando di flavor ban e via discorrendo. Dico, sta a vedere che anche gli inglesi, che fino ad adesso sono sempre stati pro, a favore della sigaretta elettronica, stanno cominciando a rompere gli zebedei. E allora mi sono incuriosito ulteriormente e ho letto l'articolo. Alla lettura dell'articolo però ho avuto una sorpresa, e vi faccio scoprire qual è leggendovi l'articolo così come l'ho trovato. Abbassare l'IVA sulle sigarette elettroniche dal 20 al 5%, allineandola a quella applicata alle gomme e ai cerotti con nicotina. E questa è la richiesta fatta al governo britannico dalla Local Government Association, o LGA per dirla proprio alla English, che rappresenta tutte le amministrazioni locali in Inghilterra e del Galles, in occasione della giornata nazionale contro il fumo che si celebra il 9 di marzo. Quindi, se stai guardando il video oggi, visto che lo sto registrando proprio il 9 di marzo, oppure, insomma, se tu stai guardando questo video nei giorni futuri, nei giorni a venire, sappi che il 9 di marzo era la giornata nazionale contro il fumo in Inghilterra, perlomeno. Secondo la legge attualmente in vigore, spiega il comunicato stampa dell'associazione, i prodotti farmaceutici che aiutano a smettere di fumare tabacco sono soggetti all'IVA del 5%.
Ma, continua LGA, sempre maggiori evidenze indicano che le sigarette elettroniche possono aiutare a smettere di fumare e un recente studio suggerisce che coloro che usano prodotti del vaping come le e-cigarette hanno il doppio della probabilità di smettere di fumare rispetto a chi usa cerotti con nicotina. Cosa che cosa? Aspetta che questo passaggio lo rileggo perché secondo me qualcuno non l'ha chiaro e non l'ha ben capito. Fate una cosa, questa frase scrivetela sui social, vediamo se qualcuno a qualcuno arriva. Sempre maggiori evidenze indicano che le sigarette elettroniche possono aiutare a smettere di fumare. Un recente studio suggerisce che coloro che usano prodotti del vaping hanno il doppio delle probabilità di smettere di fumare rispetto a chi usa cerotti con nicotina. E qua mi scatta personalmente la standing ovation con l'applauso. Ma l'articolo continua. Dunque, rendere i prodotti del vaping economicamente più accessibili, trattandoli alla pari degli altri strumenti per la cessazione, incoraggerebbe un maggior numero di persone a smettere di fumare. Oltre a questa riduzione dell'IVA sulle SIG, le amministrazioni locali chiedono anche al governo di imporre un prelievo ai produttori di tabacco in vista dell'obiettivo smoke free del 2030. Come sapete, se non lo sapete, anzi, come sai, se non lo sai, te lo dico adesso, l'Inghilterra ha deciso entro il 2030 di diventare smoke free. I proventi di questo prelievo potrebbero essere usati per creare nuovi servizi per smettere di fumare nelle aree che ne hanno maggiori necessità. E ridurre il numero dei fumatori, insiste l'associazione, significa ridurre anche le malattie cardiovascolari, le patologie respiratorie e i tumori. Devo aggiungere altro? Fatemi capire. Noi che siamo così bravi a copiare termini, terminologie, ci ispiriamo spesso all'estero, sta roba qua, no, non ci riesce di copiarla. Ma saremo bravi però, eh?